qua per segnalare una situazione che si potrà dal 6 di dicembre con gli ascensori di Monte Mammolo fermi in entrambe le direzioni, senza possibilità di accesso per le persone con disabilità, i passeggini, le persone anziane e quant'altro. Cioè, quindi praticamente a te non è permesso prendere è permesso, la metropolitana, perché è interdetta la fermata Ponte Mammolo e non solo. Guarda, noi siamo qui insieme a Monica. Sì, siamo qui, questa situazione è terrificante perché chiaramente c'è una mancata accessibilità a quelli che sono i mezzi di trasporto, un grave disagio. Gravi danni non solo per Maria ma per tanti disabili, ci sono state fatte tante condizioni, ma in realtà quello che si vede è la chiusura totale dell'accessibilità e chiaramente grossi problemi. Sì, facciamo vedere l'ascensore che non funziona. Quindi questo è l'ascensore numero 1. L'ascensore numero 1, vedi? La stazione metro di Verbiglia, dall'altra parte c'è l'ascensore numero 2, che è la stessa identica condizione, quindi Maria, che rappresenta tante persone con disabilità, praticamente non possono accedere alla metropolitana, nonostante le segnalazioni sono state fatte, anche riunioni con ANCA, il responsabile della disabilità dell'amministrazione comunale, quindi il delegato del sindaco dell'amministrazione comunale, era impegnato per risolvere questo problema, ma ad oggi, dopo quanti mesi? 3 mesi. Dopo 3 mesi la situazione è rimasta assolutamente invariata. Quindi noi siamo qui per stare accanto a Maria in questa situazione, ma soprattutto per chiedere con forza al sindaco Raggi di affrontare queste problematiche, perché queste sono vitali per le persone che hanno diritto di accedere ai mezzi di trasporto, e ad oggi tutto questo non avviene qui nella stazione Verbiglia così come in tante altre stazioni. Sono 17 gli ascensori fermi su tutta la tratta della metropolitana, sia della A, della B e della C. Quante 17 ascensori fermi, tra cui anche le scale mobili. Pertanto è anche un diritto e una limitazione che viene data ai cittadini con problemi di mobilità. Siamo qui alla stazione di Monte Mammolo insieme a Maria, Monica e Mauro per segnalare questa vicenda scandalosa che riguarda la metro di Monte Mammolo, ma come abbiamo visto la situazione è assolutamente identica in tante altre stazioni. E anche l'accesso agli autobus è lo stesso, qui siamo nella stazione dove sono presenti tantissimi autobus, dall'altra parte c'è la stazione Cotra, la parte il degrado che è intorno a noi. Segnalateci vicende di questo genere sui trasporti, sulla mancanza di attenzione alle persone disabili. La Lega c'è, vuole segnalare le vicende, lo fa all'interno delle istituzioni competenti, perché crediamo che questa sia una battaglia innanzitutto di civiltà. Quindi aiutateci ad aiutarvi, e noi oggi siamo venuti da Maria perché ci ha segnalato, ci ha chiamato, siamo venuti con Fabrizio a guardare di persona quelle che sono le innumerevoli criticità, le abbiamo potute seguire e vedere appunto personalmente, quindi aspettiamo le vostre segnalazioni.